Stare in acqua a 21 gradi centigradi per molto tempo non farà sicuramente bene alla tua salute. Una temperatura di 10 gradi centigradi è un incubo, molto più freddo di quando l'aria è alla stessa temperatura. I passeggeri del Titanic erano in acqua a meno 2 gradi centigradi. Riesci a immaginare quanto freddo facesse? Perfino l'iceberg con cui si scontrò era più caldo. L'acqua non gelava a causa dell'alto contenuto di sale. Ma se la temperatura fosse stata più alta? E se il Titanic fosse affondato in acqua calda, tipo a 50 gradi centigradi? In teoria ciò sarebbe potuto succedere se le acque del Nord Atlantico avessero incontrato una corrente sotterranea calda dalla parte meridionale dell'oceano il giorno del disastro. Ma questo caldo non sarebbe bastato. La superficie dell'oceano è troppo vasta e la temperatura è troppo bassa di notte. Una corrente sotterranea calda non avrebbe fatto la differenza per le persone che erano in mare. Ma se il Titanic fosse affondato in un altro posto, allora forse si sarebbero tutti potuti salvare grazie a un incredibile fenomeno naturale. E ora tutti a bordo, perché inizia il nostro viaggio in un universo parallelo. È una notte senza luna, quella tra il 14 e il 15 aprile. Il Titanic si schianta contro un iceberg. L'acqua gelida inonda i ponti inferiori. Il capitano invia il segnale di soccorso. La nave di salvataggio più vicina, la Carpazia, si trova a 95 km. Anche a velocità massima, la Carpazia arriverebbe in 4 ore. È tanto tempo anche nelle acque calde tropicali, perché il corpo perde comunque calore. Il Titanic inizia ad affondare. L'equipaggio appronta le scialuppe di salvataggio, su cui saltano alcuni passeggeri. La nave sta andando sott'acqua. Non ci sono più scialuppe, quindi salti insieme agli altri passeggeri. Sembra di entrare in un enorme iceberg. L'acqua è così fredda che è difficile muoversi. Non puoi nemmeno urlare, perché non c'è aria nei tuoi polmoni. Ma in questo momento senti un piacevole calore provenire dal profondo. Il calore ti arriva fino a sopra le ginocchia e la vita, e raggiunge il collo. Infine, riprendi il controllo dei tuoi muscoli e puoi respirare profondamente. Noti che tutti gli altri passeggeri sentono lo stesso calore. L'acqua si scalda un po', sei contento, ma poco dopo la gioia si trasforma in orrore. L'oceano comincia a schiumare, e non a causa dell'alta temperatura, ma perché qualcosa si sta alzando dal fondo. Si sente un suono basso e pesante proveniente dalle profondità. Non è il Titanic che affonda, ma qualcosa di più grande. Vicino a te vedi un iceberg enorme e un suo grosso pezzo che si sta staccando. In superficie compaiono un milione di bolle. Poi senti qualcosa che ti colpisce alla gamba. Dal basso salgono migliaia di strane rocce leggere e ci sono anche degli enormi pezzi piatti tra di esse. Le persone li usano come scialuppe di salvataggio. Ti arrampichi su una di quelle rocce e guardi la nave. Non affonda perché tutta l'acqua sta gorgogliando e spingendo la nave verso l'alto. Prendi uno dei sassi e capisci tutto. È Pomice. Un vulcano sottomarino si è svegliato proprio sotto la nave. Migliaia di tonnellate di roccia vulcanica stanno galleggiando in superficie. Quando erutta, il suo magma scuote l'intero spazio, riscalda l'acqua e distrugge il fondale marino. Ma in superficie non succede nulla. L'enorme pressione di centinaia di milioni di litri d'acqua sopprime l'energia del vulcano. Le rocce fuse della crosta terrestre vengono premute contro il fondo del mare e la Pomice sale in superficie. Ed ecco perché succede. La parte superficiale della Terra è costituita da molte parti solide, le placche tettoniche, che si scontrano tra loro e si dividono. E quando una parte si separa dall'altra, si verifica una risalita di magma. I vulcani sono proprio questi punti di faglie instabili. Se il Titanic avesse navigato sopra una di queste aree durante un'eruzione, molti passeggeri si sarebbero salvati. Tornando nell'universo parallelo, ti accorgi che il Titanic ricomincia ad affondare. L'acqua non gorgoglia più, il vulcano si è spento. In pochi secondi l'oceano diventa di nuovo ghiacciato. Fortunatamente hai la tua scialuppa di salvataggio in Pomice, il che è sufficiente per aspettare i soccorsi. Ma immaginiamo una situazione senza vulcano sottomarino e un iceberg. Una situazione in cui l'acqua era calda fin dall'inizio. Uno dei motori della nave si guasta. Per l'aumento di pressione scoppiano diversi tubi e ora c'è una crepa nel corpo della nave. L'acqua sta riempiendo i ponti inferiori. La nave sta affondando. La gente evacua sulle scialuppe di salvataggio. C'è meno panico perché la notte è calda e nessuno gela.
Ogni passeggero riceve un giubbotto di salvataggio. La nave si sta rompendo, quindi capisci che è il momento di saltare. Il Titanic finisce sott'acqua e molti passeggeri cadono spaventati in mare. Si immergono nell'oceano scuro e tornano immediatamente in superficie. Il panico e il caos prendono il sopravvento. La nave scompare nell'oscurità e alla fine è tutto silenzioso. Passa qualche minuto e ti accorgi che non c'è affatto panico. L'acqua è calda, quasi tutti i passeggeri hanno giubbotti di salvataggio. Qualcuno sta galleggiando sul relitto della nave di legno. Dopo un paio d'ore l'acqua non sembra più così confortevole. L'oceano ti toglie il calore dal corpo. Per tenersi al caldo i passeggeri nuotano più vicini l'uno all'altro in un cerchio stretto. Sì, ora è del tutto possibile aspettare un altro paio d'ore prima che arrivino i soccorritori. Le persone sulle scialuppe di salvataggio si avvicinano e tirano a bordo chi si sta gelando. I passeggeri si alternano, 20 minuti in acqua, poi 20 minuti in barca. È fondamentale non togliersi i vestiti perché permettono al corpo di rimanere caldo più a lungo. E quando sembra che tutti siano salvi, qualcuno urla. Una ragazza su una scialuppa sembra spaventata, trema di paura e punta il dito nell'acqua nera. I passeggeri cercano di vedere cosa c'è e notano una pinna triangolare. 1, 2, 3. Ce ne sono tanti! Il rumore della nave che affonda ha attirato un gruppo di squali che ora stanno girando intorno ai sopravvissuti, sperando di soddisfare la loro fame. Nuotano lentamente. Non sembra che stiano per attaccare, ma dovresti tenere gli occhi aperti perché questi pesci sono alcuni degli squali più aggressivi e pericolosi del mondo, gli squali toro. Possono essere agili, veloci e imprevedibili. Non nuotano nelle fredde acque dell'Atlantico, ma in questo universo parallelo l'acqua è perfetta per loro. Questi squali sono forti e robusti e creano l'illusione della lentezza per rilassare la loro preda. Si chiamano squali toro per via del loro muso corto e smussato, come quello di un toro, e amano colpire un bersaglio o altri squali con la fronte. Diversi squali toro stanno speronando le scialuppe. Qualcuno cade in acqua. Fortunatamente le persone li aiutano a tornare a bordo. Gli squali non si ritireranno. Si diffondono caos e panico. La gente urla e schizza acqua con le pagaie per spaventare i pesci, ma non aiuta. Uno degli squali apre la bocca dentata e si aggrappa a una barca. In questo momento ti accorgi che ci sono altre pinne che si avvicinano. Si unisce a voi un branco di grandi squali bianchi, tra gli animali più pericolosi del pianeta. Sono grandi, veloci e forti, e i loro 300 denti triangolari allineati in più file sono affilati come lame. I grandi squali bianchi nuotano intorno alle barche e spaventano gli squali toro. Cadi dalla barca e vedi una grossa pinna che ti si avvicina. La paura risveglia in te l'istinto di sopravvivenza. Stai facendo del tuo meglio per nuotare lontano dallo squalo, il più lontano possibile, ma è inutile, poiché lo squalo è molto più veloce e ti catturerà sicuramente. Senti il tuo piede toccare il naso dello squalo. L'altro piede entra nella bocca dentata. Urli terrorizzato. Dopo un secondo, lo squalo ti lascia andare. I grandi squali bianchi attaccano raramente le persone. Se mordono, è solo per metterti alla prova. Dopotutto, la preda preferita dello squalo sono le foche. Perde interesse se si rende conto che non sei una foca. Ma se lo squalo sta morendo di fame, non importa che tipo di preda tu sia. Fortunatamente per te, ora non è stato così. Anche gli altri sopravvissuti sulle scialuppe non hanno quasi nulla da temere. I grandi squali bianchi non li attaccano. Possono spingere leggermente le barche, ma solo per testarle. Il grande squalo bianco sta nuotando lontano da te, ma appare uno squalo toro. E sembra che abbia fame. Lo squalo nuota verso di te, apre la bocca e... un sonoro clacson penetra nell'acqua. È la HMS Carpazia che è venuta in soccorso. Tutti gli squali nuotano via spaventati. Vi siete salvati tutti. Nel nostro universo, un'altra nave che era stata nelle vicinanze avrebbe potuto salvare i passeggeri molto prima, ma questa è un'altra storia.